Si chiama Servire con Lode ed è un progetto che riunisce mondo universitario, organizzazioni del volontariato e pubblica amministrazione per offrire agli studenti delle università torinesi l'opportunità di arricchire la propria formazione culturale, sperimentandosi in attività centrate sull'aiuto nei confronti di soggetti che vivono in situazioni di fragilità, povertà o emarginazione. Io credo che anche per gli studenti stare vicini a persone che sono in una condizione di precarietà o di sofferenza può essere una grande occasione per imparare delle cose. Il dono è reciproco. Un giovane volontario dona affettività, vicinanza, solidarietà a una persona in condizione di fragilità, ma riceve anche da una persona che ha maturato una lunga esperienza di vita il dono di quell'esperienza e di ciò che in una relazione umana si può costruire. Lunedì 14 marzo i promotori del progetto si sono trovati a Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino, per siglare il protocollo d'intesa, il cui obiettivo è quello di promuovere presso le comunità accademiche la partecipazione delle persone che ne fanno parte ad attività di volontariato. Il primo passo del tavolo di lavoro sarà quello di formare una lista di enti accreditati e di attività da proporre agli studenti. Questo progetto, questo fatto con università, enti pubblici e volontariato possa essere veramente un volano per i giovani, ma sia sotto l'aspetto pratico sia sotto l'aspetto di formazione sociale e solidale che ormai pochissimi enti e pochissime cose danno come prospettiva al mondo giovanile. Il punto di partenza di Servire con Lode è il riconoscimento da parte di tutti i firmatari dell'importanza, per una formazione completa dei giovani, delle relazioni tra le persone e in particolare delle relazioni di aiuto nei confronti delle persone in stato di bisogno, in modo che queste esperienze si affianchino al curriculum accademico, contribuendo alla maturazione personale degli studenti e all'accrescimento del loro senso civico e comunitario. Io vedo, andando anche nelle aziende, ma in qualsiasi altra agenzia culturale oppure professionisti, eccetera, che nei curriculum che loro danno per estendere e per avere la possibilità di scegliere poi il personale, sono presenti anche delle domande che per esempio riguardano il volontariato. Si sono accorti di quanta importanza abbia non solo appunto la competenza, che pure è necessaria, la qualificazione, diciamo noi oggi, ma anche quella coscienza dell'uomo, della persona, che dà la possibilità di gestire poi bene, con grande impegno, anche il fare squadra, lo stare insieme agli altri.